Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione di una rotatoria sulla strada statale 18 nei pressi dell'intersezione con Via Turco. L'intervento è stato avviato nonostante vi sia un ricorso presentato dalla famiglia Santese che sarà oggetto di un giudizio cautelare da parte del TAR di Salerno il prossimo 19 dicembre. A fornire un quadro della situazione, l'avvocato Ferdinando Belmonte. Le motivazioni del ricorso sono estremamente semplici. La famiglia Santese ha impugnato da un lato il titolo edilizio rilasciato all'IDL per la realizzazione di un asserito centro commerciale, nonché la famiglia, sempre la famiglia Santese ha impugnato inoltre la convenzione urbanistica sottoscritta verso fine mese di ottobre 2018 in relazione alla realizzazione di una rotatoria, nonché alla sistemazione di parcheggi asseritamente pubblici, ma che in realtà sono a servizio del centro commerciale Lidl. I motivi sono molto semplici e sono i seguenti. Il titolo edilizio ha autorizzato la realizzazione di un parcheggio asseritamente pubblico su un'area invero destinata dagli atti di pianificazione urbanistica a verde pubblico semplice. Così come la rotatoria non si comprende come sia stata realizzata se non in difformità alla strumentazione urbanistica vigente. C'è attesa anche per il giudizio cautelare del TAR che dovrebbe arrivare il 19 dicembre. Che cosa si aspetta? Guardi, innanzitutto mi attendo un approfondimento istruttorio del TAR, laddove il TAR sarà obtorto collo, tra virgolette, costretto ad esaminare tutti gli altri provvedimenti impugnati per il momento al buio. In secondo luogo, bisogna anche verificare se il TAR, nonostante la quasi avvenuta realizzazione delle opere per cui è causa, deciderà di bloccare tutto ciò, ovvero sia di non consentire la realizzazione di opere, ovvero di parcheggi assolutamente pubblici su area verde pubblico, e quindi dovrà decidere se volere già fin da subito ripristinare lo status quo ante oppure fissare immediatamente l'udienza pubblica per la decisione nel merito del ricorso, che è un ricorso obiettivamente di notevole importanza, nonché al ricorso sono sottesi notevolissimi interessi, vuoi privati, così come giustamente tutelati dalla famiglia Santese, vuoi pubblici in ordine al rispetto della normativa urbanistica, in primis la salvaguardia di standard urbanistici, laddove invece Lidl ha di fatto sottratto, a mio avviso indebitamente, aree destinate alla collettività perché di verde pubblico, in realtà realizzandovi parcheggi assolutamente pubblici, ma che in realtà tutti sanno che sono a servizio della struttura.